No, amore, no, io non ci sto. Siamo primi e tutti muti. Buongiorno amici della Zoccola Dura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Lo so che vi ho già fatto il video, però oggi non ci sto. Ci sono troppe cose da dire, io non ci sto. Non ci sto, non ci sto, non ci sto. Ma non è che non ci sto per gli avversari. Io lo so che giustamente, ma per carità, chi è dietro, perché vi ricordo che siete dietro, chi è dietro è giusto che ci deve credere, che deve essere carico, che prova a buttare negatività, ma ci mancherebbe altro. Io sono proprio il primo fautore di questo, ci mancherebbe. Sono dietro, devo recuperare, devo usarmi tutte le armi possibili e immaginabili. Tanto, quindi è giusto così. Quello che però non posso accettare, no, non lo posso accettare, è tutta questa negatività dei fratelli rossoneri. No, non siamo da scudetto, non abbiamo la rosa all'altezza, e Leao, e gli sfoghi, e basta, è finita, e di qua... Ma vi volete stare tranquilli e sereni? Tranquilli e sereni. Perché adesso è proprio il momento di stare equilibrati e tranquilli. Non è il momento di fare tutte queste robe qua che non hanno nessun senso logico. Qualunque squadra, ma no d'Italia, ma no d'Europa, ma no del mondo, di tutti i pianeti dell'universo conosciuto, qualunque squadra di tutti questi pianeti sconosciuti e conosciuti, se tu gli togli 4 titolari, più anche le riserve che ti servono perché gabbie eccetera, vanno in difficoltà, vanno in difficoltà. Guarda le nostre avversarie, il Napoli, gli manca Osimhen e ha perso un sacco di punti e ha perso tutti gli scontri diretti, anche perché vabbè, loro hanno una loro storia che nel bene o nel male li perdono. Con la Juve non si è andato, colpa del presidente, però la colpa di chi è? Sempre della società. Con l'Inter, nel bene e nel male, hai fatto la partita, però rigore, espulsione. Ovvio che poi se quella roba la dice Bonucci o la dice Ibrahimovic o la dice un altro, non viene espulso. Insigne viene espulso, no? Cioè, su quello sono d'accordo. Però alla fine hanno perso. Con noi c'era Super Zlatan e hanno perso. Alla fine vanno in difficoltà. L'Inter, gli manca Lukaku e perde, è un pareggio. Ha vinto, vabbè, ha vinto col Sassuolo, ma le altre ha fatto fatica anche l'Inter. La Juve, e sto parlando di un giocatore, eh? Alla Juve gli manca Ronaldo, pareggia Crotone, non riesce a vincere di qua, di là. E parliamo di un giocatore. A noi ci mancavano 4 titolari. 4! Cioè gli altri, se gli togli 4 titolari, hanno la rosa più profonda della nostra? Ma cosa state dicendo? Ma prova a togliere 4 titolari all'Inter, alla Juve o alla Roma o a tutti. E poi vediamo se fanno gli stessi risultati. Se gli togli quasi più le riserve. Ieri abbiamo giocato con un Primavera dietro, ragazzi. E comunque sia, nonostante questo, continuiamo a fare 2 gol a partita. Siamo primi in classifica. Nonostante tutte queste assenze, i problemi, siamo primi in classifica. Perché qualcuno se lo dimentica. Siamo ancora primi in classifica. Quindi state sereni, cosa sono sti sfoghi? Poi, ma anche se fosse, secondo voi, in questo momento di difficoltà, che è una difficoltà non dovuta ai calciatori che non si impegnano, a parte Leao che adesso poi ne parliamo, è una difficoltà dovuta un po' alla sfortuna, un po' ai guai fisici e un po' a queste cose qua. Quindi che cosa ti sfoghi, che cosa? Io sono il primo che quando un giocatore non si impegna, quando si fanno gli errori, allora lì mi arrabbio. Allora lì faccio gli sfoghi anch'io, anche se non dovresti farli mai, no? Perché nella mentalità del tifoso tu non dovresti mai fare gli sfoghi, devi sempre sostenere la squadra. Io non la penso così. Non la penso così. Per me il tifo è un tifo vissuto da tifoso da divano, non è un tifo alla cieca, no?
Quindi io sono il primo che fa gli sfoghi, ma faccio gli sfoghi se vedo che non si impegnano, se vedo che giocano male, se vedo che fanno degli errori stupidi, che non si allenano. Allora lì faccio io, se Pioli fa degli errori gravi. Ma ieri, ragazzi, dovevi vincere anche con quelli che erano presenti, perché il Genoa è scarso. Però, ragazzi, quattro titolari che ti mancano, di cui due con grandissimo carisma, che ti servono anche per sviluppare gli altri, Kier e Ibra. E non hai neanche perso. E non hai perso, perché questo è da ricordare, non hai comunque perso. Quindi non c'è proprio niente da fare sfoghi, non c'è niente da fare disfattisti. Questa rosa, e lo ripeto oggi che abbiamo fatto due pareggi di fila, questa rosa è fatta per lottare per lo scudetto. È fatta per lottare per lo scudetto, non solo per arrivare alle pre-4. Noi possiamo tranquillamente lottare per lo scudetto con questa rosa. Ovvio, non ho detto che poi lo vinci. Non ho detto che poi lo vinci, perché per vincere lo scudetto devi avere anche un po' di fortuna, ti deve girare anche bene, devono esserci gli eventi giusti nel momento giusto. Cioè, guarda ieri l'Inter, non ha giocato bene, però nel momento giusto hai avuto il rigore, gli avversari che c'era, come i nostri c'erano tutti, gli avversari sbagliano i gol, pali, parate di Handanovic, anche per di Handanovic, ma anche gli avversari che te la tirano addosso, tra l'altro. Ci vogliono tante cose per poi poter vincere lo scudetto. Quindi non è detto che poi lo vinci, ma saremo lì a lottare fino alla fine. Se voi pensavate con questa, è bello che mi fanno morire. Allora, tu con questa rosa non sei da scudetto per tante persone, per me invece te la giochi con gli altri. Non sei da scudetto, però pretendevano di essere a più 6, più 7, più 9 per tutto il campionato. Di essere primi a più 7 per tutto il campionato. Non sarà così. Non sarà così. Questo è un campionato equilibrato. È un campionato che si lotterà fino alla fine. Quindi può anche essere che sei primo, che sei a più 7, poi sei a più 1. Può anche essere che vai a meno 3 e poi recuperi e poi ti superano e poi li risuperi e poi ti risuperano ancora e poi li risuperi ancora. Il campionato è lungo. E si festeggia a maggio, si festeggia. Quindi state sereni. È giusto essere contenti, allegri, fare gli sfottò quando si vince. È giusto essere anche delusi e tristi quando si perde. E noi non abbiamo ancora perso, giusto per ricordarvelo. Siamo gli unici imbattuti del campionato, penso. Forse anche la Juve è imbattuta, non mi ricordo. Però forse anche la Juve è imbattuta. Siamo ancora imbattuti. Quindi adesso è il momento di stare sereni ed equilibrati. Per fortuna abbiamo un allenatore che è capace di fare questo, cioè è un allenatore, noi l'abbiamo preso, lo chiamavano l'equilibratore. Noi l'abbiamo, quando abbiamo preso Pioli, non ci aspettavamo che era un top allenatore come si sta rivelando. E anche ieri non ha sbagliato niente Pioli ieri, non ha sbagliato niente, perché Hernandez che è, non stava bene, ha affaticamento muscolare. E Leao e Rebic, Leao l'abbiamo visto, quello aveva. Rebic, tra l'altro, mi dicono che è uscito a primo tempo perché anche lui un po' zoppicava, non stava benissimo, quindi l'ha dovuto togliere. Adesso non ne sono certo di questo, però può anche essere, perché poi tante cose noi non le sappiamo. Quindi adesso è il momento di stare tranquilli, toglietevi la negatività della testa. Che soprattutto questa rosa, che è una rosa giovane, poi la sente sta negatività. Questi sono ragazzi che vanno sostenuti finché si impegnano e fanno di tutto per fare il massimo. Poi, se vedo che non si impegnano o che fanno le cappellate, io sono il primo a criticarli, perché io non sono mica aziendalista, a me non me ne frega niente, a me la società mica mi paga, non me ne frega proprio niente. Io sono che voglio vedere Milan vincere, quindi se vedo che fanno gli scemi, sono il primo che va a svegliarli, a dargli gli schiaffi morali proprio per svegliarli, eh. Ma in questo momento non è quello, perché tra stanchezza, infortuni e quant'altro, il problema non serve a niente questi sfoghi, questa negatività, questa depressione. Siamo primi, ma ragazzi, ma quanti di voi avrebbero firmato per essere primi a 17 di dicembre? Dai, fate i bravi e non fatemi arrabbiare, eh.
Fate i bravi e non fatevi arrabbiare. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima. E non fatevi arrabbiare!